Ciao Filippo, sono Adrien, piacere di fare Ciao. music.it. Ciao, ciao. Ciao, molto piacere. Piacere mio. Senti, intanto in questi giorni ho letto le pagelle di vari, diciamo, nostri colleghi, diciamo, storici. Per esempio, la Venegoni ti ha dato 8, non so se l'hai letto da qualche parte. Io non ho letto nulla perché ho paura. No, infatti, no, non aver paura, perché se hai un 8 dalla Venegoni vuol dire che praticamente sei nell'Olimpo del Fantastico. giornalismo. Che meno male, che bello, meno male. Esatto, quindi complimenti intanto per questo, anche per la performance di ieri, ti ho visto veramente divertito, a tuo agio, era molto bello, l'intervento di Roy Paci è stato favoloso. E Grazie. ecco, la mia domanda era questa, visto che io ho letto la tracklist, mi piace, da Meglio Così a Santa Marinella, Miss Mondo Africa, mi piacerebbe che tu mi descrivessi tutto questo percorso fino ad arrivare alle biciclette, cioè prova a farmi un concept personale. Certo, allora, appunto il mio disco è che esce il 12 marzo e si chiama Tante care cose, è Certo. un disco pieno di tutte le parti di me. Fondamentalmente, e ci sono 10 canzoni che io definirei abbastanza diverse l'una dall'altra, e sono c'è cioè un po' di malinconia, di nostalgia delle estati passate con gli amici, ci sta un po' di ci sono ancora un po' di recuperi, di strascichi di ricordi scolastici che forse dopo questo disco mi abbandoneranno per sempre. E poi abbiamo anche la mia prima occasione in cui ho deciso di espormi emotivamente con l'ultimo brano della tracklist, parlando proprio di una cosa che è successa a me. E poi c'è la mia canzone preferita che è Forte la banda. Perché è la tua preferita? È quella che mi piace di più del disco, Ah, cioè ok. quella che se devo sceglierne una è quella, diciamo. Potrebbe essere un Siccome mi prossimo piace. singolo. Come? Potrebbe essere un prossimo singolo. No, no, siccome piace a me, sicuramente non sarà un singolo, Ah, chiaramente. ok. Classica, classica cosa, no? Grazie. No, mi piacciono tutte, a parte gli scherzi, sono Certo. contentissimo di tutte. E poi, niente, in realtà è una raccolta di canzoni di cui sono soddisfatto, che non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensa e cosa ne pensa pubblico e critica, però sono estremamente diverse tra loro e quindi se vogliamo, cioè se volete ascoltare un concept album, non è questo fondamentalmente, nonostante sia un obiettivo nella mia vita, mi piacerebbe invece fare un album con una sua coerenza che parla tutto magari di una cosa in futuro, sarebbe bello. Qui avevo ancora bisogno di farmi conoscere e contemporaneamente di conoscermi e capire esattamente che cosa cos'è che mi viene meglio. Certo, Sinceramente ti dico ma il questo. tuo castello musicale si sta costruendo, quindi è normale Esatto, che ci sia un esatto. momento dove comunque tu ancora devi mettere dei tasselli a posto e devi vedere Certo. anche quali strade intraprendere. Infatti, l'ultima domanda, la seconda, era proprio dedicata proprio al live che avresti in mente, perché io chiedo sempre qual è la tua prosecuzione live, quando riusciremo da questo limbo. Non vedo l'ora. Infatti, anche noi tutti. Perché questo disco, per esempio, siccome è il secondo disco, l'ho scritto con un'esperienza minima, però con un'esperienza alle spalle. E Certo. quindi alcune canzoni le ho pensate a live, le ho immaginate a live. Con il primo disco non avevo fatto così perché stavo in cameretta, non sapevo nulla, non avevo idea di cosa fosse un'etichetta discografica, un booking Esatto, infatti o la un mia domanda è certista. curiosa proprio per questo motivo, la tua immaginazione vorrei capire. Esatto, e quindi mi sono messo lì a scrivere. Stavolta ci sono canzoni che ho scritto addirittura prima dell'uscita del primo disco anche, però invece per quanto riguarda quelle un po' più recenti avevo alle spalle dei live e ho pensato proprio, ho immaginato il chitarrista, il batterista, il bassista, il tastierista, l'ho immaginato e ho immaginato le loro parti e quindi ho scritto in funzione degli strumenti che so di avere a disposizione. E arrangiato di conseguenza, per cui questo è sicuramente un'evoluzione tecnica c'è stata, ma non frega nulla a nessuno se le canzoni non sono belle, per cui non vedo l'ora di sapere se le canzoni sono belle. Certo. Bene, ti faccio un grande in bocca al lupo per questa avventura e Ringrazio soprattutto la preghiera tanto. è quella di vederci live, perché è quella la cosa che conterà di più. Anch'io, quella è veramente una preghiera, sì. Assolutamente. Non vediamo l'ora. Piacere mio, complimenti e buon Buon Sanremo. perché. Grazie, grazie davvero. Ciao, a Ciao. presto.